questa è una delle classiche partite in cui verso il 90esimo pensi, ma speriamo possa non finire mai. Speriamo possano andare avanti a giocare per ore e ore e ore. E in realtà la Serie A ci regalerà un'altra partita che sulla carta è molto bella, la sfida tra Lazio e Napoli di questa sera, che purtroppo non riuscirò a vedere perché, come vedete, sono già pronto per uscire, quindi magari me la recupero domani mattina, una domenica mattina di calcio, di una partita che sicuramente sarà interessante pure quella, però questo derby di Milano, ragazzi, è stata una partita intensissima che tra l'altro secondo me ha avuto tanti minuti di gioco effettivo. Poi domani andrò a vedere anche le statistiche, vi dovrò portare domani il video della live reaction della Juventus, l'ho già editato, l'ho già caricato, uscirà in mattinata domani. Quindi quando io domani mattina mi guardo Lazio-Napoli, vi vedete la live reaction a Fiorentina-Juve e poi mi metterò all'opera per portarvi l'analisi della partita con i dati riescite della Serie A e le pagelle che sono un po' i format del giorno dopo, però stasera c'era questa partita. E quindi non mi sembrava giusto portarvi la live reaction subito, era giusto parlarvi del derby perché comunque si interseca anche abbastanza con quella che sarà la stagione della Juventus, perché sono due squadre che secondo me saranno le protagoniste assolute di questo campionato, ancora come è stato nell'ultimo e come è stato in quello precedente. Tra l'altro è fantastico, io ho un debole per i derby perché la cornice di tifo, di pubblico, di stadio che si viene a creare all'interno di una città, secondo me è qualcosa di clamoroso, irripetibile ed è veramente un clima che riesce sempre a darmi emozioni. Poi la città di Milano, perfettamente divisa o quasi perfettamente tra queste due fazioni, secondo me è qualcosa di irresistibile. Vince il Milan per 3-2, un po' come era stato l'anno scorso, quando nel derby di ritorno ci sono stati i presupposti del Milan per alzare lo scudetto. Io continuo a vedere una cosa nel Milan che avevo già visto anche l'anno scorso, e cioè una fame differente. Io quando vedo giocare il Milan ho i ricordi freschi che mi riportano alla fame che aveva la Juventus quando ha riaperto il ciclo, quindi i primi 3 anni di Conte, quando nessuno puntava un euro su quella Juventus e che poi invece è riuscita a vincere, a dominare per tante stagioni. L'Inter l'anno scorso poteva replicare, poi non ce l'ha fatta, proprio l'ultima giornata l'ha vinto il Milan, e forse è mancata un po' quella fame all'Inter che invece il Milan sta continuando a mettere, poi vedremo se riuscirà a portarlo fino alla fine del campionato, però mi sembra decisamente di vedere un Milan che ha più fame di quelle altre, non un Inter che non ne ha, ma un Milan che ne ha tanta di più, e vediamo se riuscirà davvero a portarsela dietro, perché è poi quello che fa la differenza tra il vincere e il vincere ancora, perché vincere un conto, vincere ancora un altro. Però il Milan sembra aver già messo la freccia, aver già cercato di dire un po' a tutta la Serie A: sono il campione in carica, sono la squadra che andrà a vincere anche quest'anno. Poi, io l'ho già detto, il Milan è la squadra che in Italia mi diverte di più da vedere giocare. Qualcuno l'ultima volta nei commenti si è messo a ridere dicendo che il Milan in realtà non diverte. Ragazzi, a me il Milan piace. È uno stampo di calcio che ha dato Pioli che a me piace e non poco. E l'avevo detto anche nella prediction generale di questo inizio campionato, quando avevo detto: ragazzi, per me la favorita è sempre chi vince. E forse nel Milan vedo anche qualcosina in più, non tanto a livello di rosa perché non è vero, ma in tutto il resto. E stasera credo che sia venuta fuori ancora una volta questa cosa qui. E Giroud punge, Giroud è una vespa, Giroud è proprio un'ape che arriva e punge. Ha fatto il gol alla Giroud, il suo gol con la palla messa dentro, sa dove la porta, centravanti d'esperienza, potrebbe veramente insegnare il ruolo a tanti. Io non sono innamoratissimo di Giroud, anche quando veniva accostato alla Juventus ero dell'idea che servisse qualcosa di più, ma erano anche gli anni in cui noi avevamo Cristiano Ronaldo in attacco e avevamo forse altre ambizioni. Invece per la Serie A Giroud mi sembra davvero decisamente un attaccante ancora di alto livello, nonostante l'età che avanza e non poco, però il Milan è questo mix, no? Di giocatori un po' più giovani, di giocatori un po' più vecchi, e tra quelli un po' più giovani non possiamo non metterci Leao, perché ragazzi, due gol e un assist. Mi sembra sempre più il Milan di Leao. Ora, su Leao c'è da dire che sarà il prossimo giocatore, secondo me, che uscirà, lascerà la Serie A, perché sta giocando su livelli diversi rispetto a quelli del nostro campionato. Sembrava Alberto Tomba sul secondo gol. Un bellissimo gol nel primo, la palla a Giroud per il secondo gol del Milan. Quindi, veramente, Leao mi sembra già un giocatore che sta entrando
molto più prepotentemente anche rispetto all'anno scorso nelle azioni a gol del Milan, alla faccia di chi continua a dirgli che magari gli manca un po' di continuità. E io in realtà sono d'accordo, però sembra proprio che in questa prima parte di stagione Leao voglia prendersi in braccio il Milan, voglia portarsi il Milan sulle spalle, proprio magari alla ricerca anche di un'occasione più grande rispetto alla dimensione che ha raggiunto il Milan. E sarebbe un bel peccato in realtà vedere partire Leao dalla Serie A, perché è un giocatore clamoroso e che secondo me diverte tantissimo anche proprio lo stadio. Il Milan c'ha quella fascia di sinistra, ragazzi, che è qualcosa di mostruoso tra Teo e Leao, che fa male, c'è poco da dire. C'è anche un altro giocatore che voglio citare all'interno del discorso, che è Mike Maignan, perché anche stasera ci sono state delle parate interessantissime, uno sul colpo di testa della Lautaro, uno su un tiro di Çalhanoğlu, una fucilata che probabilmente poteva infilarsi nel set e ribaltare completamente il risultato della partita. Se il Milan vince è anche merito di questo portiere, che veramente sta mostrando di essere un degnissimo sostituto di Donnarumma, e questo premia la scelta di filosofia del Milan da parte della società del Milan, cioè sostituire i calciatori nonostante il nome, tipo Donnarumma esce. Quando era uscito Donnarumma io ero lì che mi dicevo boh, adesso, e invece sono riusciti veramente a prendere un giocatore di assoluto livello. Complimenti allo scouting del Milan, un uomo scout del Milan, perché è riuscito a creare una rosa anche spendendo meno delle altre. E forse è tutto lì il discorso che noi continuiamo a dire, ma forse la rosa è meno, perché noi rimaniamo sui nomi e in realtà il Milan va sul campo, quindi sono due cose differenti. Per quanto riguarda l'Inter, Brozovic è sempre l'uomo in più, è inutile girarci intorno, addirittura sblocca il derby, porta avanti l'Inter, e quando ho visto il gol di Brozovic ho proprio pensato, se inizia anche a fare gol questo, oltre a dirigere la squadra, diventa un po' complicata. Poi l'Inter si è fatta magari un po' inghiottire probabilmente da questa fame del Milan, e questa fame nell'Inter l'ho vista tornare all'ingresso di Dzeko. Infatti quando ho visto che non giocava Dzeko ma giocava Correa dal primo minuto, mi sono domandato ma perché? Ma Simone Inzaghi perché ha messo Correa invece che Dzeko? Capisco che c'è l'infortunio di Lukaku, e quindi mi sembrava doveroso andare a ripristinare una coppia con caratteristiche simili a quelle di Dzeko di Lukaku utilizzando Dzeko, che sono due giocatori comunque diversi. Però forse Dzeko riempie un pelo di più l'area rispetto a Correa, che è un giocatore, Dzeko, che comunque va in giro un trequartista praticamente intrappolato, imprigionato nel corpo di un attaccante. Però mi sembrava il giocatore giusto da inserire, infatti quando è entrato la partita l'ha ribaltata, come ha ripristinato quella voglia dell'Inter probabilmente di andare almeno a pareggiare la partita. Poi ci sono state delle occasioni, ne abbiamo parlato, poi dall'altra parte c'è Maignan e quindi il Milan vince la partita per 3-2. Concludo il tutto dicendo che la cosa davvero bella di questa partita, secondo me, oltre al risultato, quindi tanti gol, e alla fame delle due squadre, al gioco effettivo, di tempo effettivo che probabilmente è stato alto, i duelli individuali, cioè tutte le volte che vedo Theo Hernandez contro Dumfries mi emoziona come cosa, perché sono due giocatori di spinta, sono due giocatori feroci, sono due giocatori che non hanno paura anche magari a metterci la faccia o a metterci il piede. E proprio nei duelli individuali credo che sia racchiusa la forza più del Milan che dell'Inter, perché l'Inter non è una squadra che dribbla, non è una squadra di dribbloman. Il Milan sì, il Milan è una squadra anche fantasiosa, il Milan nell'uno contro uno fa male, e mi dà un po' fastidio vedere anche la nostra Juve, che in questo momento è una squadra ancora indecifrabile, una squadra altalenante che mette il pareggio, poi la sconfitta no, per fortuna quest'anno non abbiamo ancora perso, però mette la vittoria, poi il pareggio, la prestazione fatta bene, quella fatta male, quella fatta bene con la big, quella fatta bene con la piccola, quella fatta male con la big, quella fatta male con la piccola, che non si capisce. Invece sai bene il Milan che partita ti va a fare praticamente sempre, e lo sai proprio perché nei duelli individuali, gli uno contro uno, è una squadra che riesce a fare quel qualcosa in più, e invece noi siamo ancora un po' bloccati. Che dire ragazzi, ci vediamo domani con i contenuti a tema Juve, vi auguro una buona serata se riuscirete a vedere la Lazio e il Napoli che giocano contro, vi auguro una buona serata se uscirete anche voi come me, e ci vediamo domani con tutti gli altri contenuti. Bella partita il derby di Milano, sempre bella.